Il mondo di Fiera dintorni questa volta ci conduce nel territorio parmense. Siamo esattamente a Varsi, a circa 45 km dalla provincia di Parma, dove si svolge il Cibus, ed entriamo immersi perfettamente nella natura a scoprire un bed and breakfast davvero molto ma molto naturale. Entrate con noi a scoprire i segreti di B&B al Lago. Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack. B&B al Lago, Sabrina Sartori, come nasce l'idea qui a Varsi di un bed and breakfast come B&B al Lago? Quindi un borgo che è silenzioso, dove uno può innanzitutto rilassarsi, lasciato com'era al naturale, nature, con le vecchie piane di una volta sui tetti, per persone che vogliono passare un fine settimana in tranquillità. Era stato abitato da piccole famiglie con la stalla di fianco, che coltivavano la terra, e quindi di gente molto umile, molto, molto umile ma molto dignitosa. Noi abbiamo cercato di lasciare tutto come se loro rivivessero le loro case di una volta. Il nostro intento è anche di far provare i piatti tipici del posto e la nostra vallata, che è veramente molto molto bella, dove è possibile anche fare delle camminate a piedi, ci sono dei maneggi, le visite culturali, ci sono i castelli vicini, quello di Bardi, di Compiano. Siamo vicini a Parma, quindi Busseto, Roncole Verdi e poi la città di Parma, che è molto, molto simpatica. Però alla sera tornano e si rilassano nel verde e nella tranquillità. E cosa? Nel gusto di Trattoria dai Frères. E nel gusto di Trattoria dai Frères. Perché... possono anche vedere come si vive in un piccolo paese dove ci conosciamo tutti, dove ringraziando Dio possiamo lasciare la chiave sulla toppa di casa, la macchina aperta, e quindi rendersi anche conto delle diversità in cui noi viviamo rispetto alle città. Vi salutiamo e vi diciamo venite sempre qui a Varsi, perché c'è Sabrina Sartori e la sua famiglia che vi accoglieranno davvero alla grande.